Il pirogassificatore di Stazzema non si farà, lo ha deciso il sindaco Maurizio Verona dopo lunghe settimane di proteste da parte dei cittadini dello stazzemese riuniti in un comitato. L'impianto di cogenerazione doveva sorgere nell'area artigianale di Col del Cavallo, tra Cardoso e Ponte Stazzemese, per bruciare legno e altre biomasse e produrre energia. L'amministrazione ha sospeso il bando con il quale aveva dato incarico ad una ditta versiliese di presentare un progetto vero e proprio. Appena una settimana fa la protesta di un centinaio di cittadini fuori dal municipio, preoccupati per le emissioni dell'impianto e per i rischi eventuali per la salute. Pesanti incertezze sul progetto anche tra i banchi della maggioranza consiliare, di cui la marcia indietro del sindaco. Ma io credo che chi amministra non è che è a fare un braccio di ferro, no? Chi amministra deve avere la capacità di amministrare ma anche di ascoltare. Noi abbiamo un'area artigianale realizzata dal 1996 e ad oggi ancora vuota. Questa per noi era l'idea per riempirla di contenuti con le aziende, per offrire il lavoro e per dare un'opportunità di creare maggiore economicità alla gestione del bosco e creare un qualcosa che utilizza il derivato del bosco come per fare una produzione diversa poteva essere un arricchimento. Si apre adesso una fase di confronto tra il comune e il comitato appena nato per discutere del futuro dell'area. Molti residenti pensano a progetti che valorizzino produzioni locali come legno, castagne o marmo. Insieme ai cittadini oggi io ho chiesto di aprire un confronto partecipato per riempire quell'area di contenuti, quindi ai cittadini vorrei che non si fossero animati solo per dirci no a questa cosa, ma che oggi si impegnino come si sono impegnati in questi mesi per condividere insieme a noi qual è il futuro di quell'area.